le scosse in questi ultimi minuti, in queste ore, in questi giorni, in questi mesi. Sta diventando veramente una situazione insopportabile, ma non soltanto all'Aquila, capoluogo della regione Abruzzo, ma in tutto il centro Italia. E non solo, perché insomma ci sono estensioni a 360 gradi in tutto il mondo. La gente ha paura, è terrorizzata, non dorme. Quindi ci sono tantissimi fattori negativi psicologici che portano a conseguenze fisiche. Com'è realmente la situazione? Che cosa sta accadendo all'Aquila, nel capoluogo della regione Abruzzo, in centro Italia, in tutto il mondo? Ne parliamo con il professor Cristian Del Pinto, un geofisico, un sismologo. Professore, di titoli ne abbiamo tantissimi. Innanzitutto le chiediamo scusa se non li citiamo tutti, perché sappiamo che lei è un professore di matematica, di scienze, matematica di ruolo chiaramente, promotore, esaminatore, certificazioni informatiche, ma tante così. Anche se ci ha colpito una cosa, perché come succede, l'erba del vicino è sempre più buona. E non capisco perché il professore è stato l'ideatore e responsabile di una rete sismica e sistemi di monitoraggio nel Molise. L'Abruzzo non andava bene, come tante cose, ma di qui, guardate, cari amici, potrei leggervi pagine intere, ma non credo sia il caso, perché sentirete e vedrete con i vostri occhi, sentirete con le vostre orecchie quello che il professore ha da dire. Innanzitutto questo sciame sismico, professore, la gente è preoccupatissima. Cosa possiamo dirlo? Allora, premetto un aspetto fondamentale. Allora, la sismologia non può fare previsioni, perché il terremoto, a differenza degli altri fenomeni naturali, c'è un'impossibilità di fare una misura diretta sulla causa, sulla sorgente sismica, semplicemente perché l'origine del terremoto, anche se noi lo avvertiamo in superficie, però ha un'origine in profondità, quindi non abbiamo fondamentalmente la tecnologia per scendere a 15, 20 o più chilometri di profondità e fare una misura direttamente sulla sorgente sismica. Cioè, se noi avessimo questa possibilità, se noi avessimo la tecnologia per fare una trivellazione così profonda, potremmo installare dei sensori proprio sul bordo della faglia, sui due bordi della faglia, e misurare per esempio la tensione che c'è tra questi due bordi. Allora il terremoto potrebbe rivelarci degli aspetti che attualmente non ci può rilevare. Quindi voglio subito sfatare il mito della previsione sismica, che è un mito e basta, e non ha nulla assolutamente di scientifico. Quindi ciò che possiamo fare nei confronti di questo fenomeno, che ci prende così alla sprovvista, che non viene in qualche modo annunciato proprio per queste oggettive difficoltà, che decuplica la paura, il terrore. Certo, proprio per questo, perché diciamo io con un temporale riesco a prevederlo. Perché? Perché posso mandare un pallone nell'atmosfera e fare una misura direttamente nell'origine, dove, cioè dove il temporale viene in qualche modo originato, quindi posso prevedere anche gli effetti al suolo. Con il terremoto questo non si può fare, per questo limite tecnologico che c'è, almeno attualmente, che anche le trivelle più potenti, diciamo quelle delle compagnie petrolifere, non arrivano a più di 4-5 km di profondità, quindi sulle sorgenti sismiche non riusciamo assolutamente ad arrivarci. Allora cosa possiamo fare? L'unica cosa che possiamo fare è fare prevenzione. Quindi la prevenzione non è prevedere il terremoto, la prevenzione è monitorare il territorio, cercare di capire anche in tempo reale che cosa sta succedendo. Non dobbiamo aspettare il terremoto dell'Aquila, il terremoto di Amatrice, il terremoto dei Monti Sibillini per conoscere ciò che succede nel territorio, per individuare quali sono le zone più a rischio. Il nostro territorio in continuazione genera eventi sismici. Con un'opportuna rete di monitoraggio questi eventi sismici possono essere rilevati e quindi mi possono dare delle informazioni da sismologo, da addetto ai lavori, che sono utili per esempio per caratterizzare dal punto di vista sismico, dal punto di vista geologico, dal punto di vista tettonico una determinata area. Dov'è il problema? Il problema è che spesso e volentieri tutto ciò rimane nell'ambito accademico, perché la grossa difficoltà che hanno gli addetti ai lavori è avere un'interfaccia diretta con chi lo amministra il territorio.
Per esempio, ci sono delle leggi dello Stato che permettono la classificazione sismica, che però poi, consigliata in un certo modo da chi ci lavora in questo campo, può essere in qualche modo rivista dagli amministratori locali. Cioè la regione può, per esempio, declassificare una zona che è stata caratterizzata dal punto di vista sismico in un certo modo. È successo anche all'Aquila, in cui la possibilità, insomma, che potesse anche dal punto di vista storico esserci un terremoto importante l'aveva, diciamo, collocata nella classificazione sismica 1, e sia prima del 2009 sia dopo il 2009 è stata, diciamo, in qualche modo migliorata la classificazione sismica per motivi puramente politici, e l'hanno portata ad una classificazione di tipo 2. Classificare un territorio 2 invece che in 1 come pericolosità sismica vuol dire avere meno vincoli sulle costruzioni, sulle aree edificabili e tutta una serie di vantaggi che vanno più ai costruttori che ai cittadini. Quindi, senza questa interfaccia con le amministrazioni, c'è il problema che la conoscenza scientifica rimane nei cassetti, oppure tutt'al più può servire a fare un articolo, a fare una pubblicazione, a fare una conferenza, a fare carriera, perché noi in un'università o in un ente di ricerca, ma al cittadino, senza il, diciamo, tra virgolette, l'appoggio, la complicità in senso buono degli amministratori, non arriva ciò che realmente in qualche modo gli potrebbe servire a livello di conoscenza del problema. E quindi da qui tutta la disinformazione che viene generata, perché il cittadino, non avendo la possibilità di attingere ad una fonte seria, ad una fonte scientificamente stabile e concreta e corretta, si affida ai ciarlatani, oppure si affida a chi si propone come depositario di verità assolute. Verità assolute come quelle che stiamo sentendo oggi, del tipo: il terremoto ci sarà sicuramente, oppure il terremoto sicuramente non ci sarà perché le faglie sono scariche. Non dimentichiamo che tutto questo sono dei modelli, perché noi appunto non abbiamo la possibilità di scendere a 15 km e fare una misura oggettiva delle condizioni della faglia. Quindi le stesse faglie. E quindi le stesse faglie, in realtà, dove non ci sono evidenze, per esempio a livello di superficie, sono delle schematizzazioni, sono dei modelli che finché vanno bene, vanno bene. Però, ecco, non dobbiamo prendere questo tipo di conoscenza come qualcosa di reale, ma soprattutto di... che praticamente ci dà la verità assoluta e la certezza assoluta di quello che succede. Come fare determinate operazioni considerando un errore accidentale, cioè si fanno delle statistiche, esatto, però non si va sulla realtà. Può esistere, esatto, un errore accidentale, possono esistere tante cose, ma non è così. Dal punto di vista statistico questo è un approccio che può aiutare nell'ambito della sismologia, sì, ma l'aiuto è, a mio parere, soltanto nel determinare quali sono le zone sismicamente attive. Quindi se in una zona c'è stato un terremoto, è sicuro che prima o poi in quella zona il terremoto ci sarà di nuovo. Questo che cosa vuol dire? Però la durata dell'intervallo tra un evento e l'altro è un dato che va preso con le pinze. Una cosa importante: lei è stato testimone contro la Commissione Grandi Rischi, prima di entrare anche nel vivo di quello che sta accadendo in città, di quello che sta accadendo fuori, quindi tentare di far capire, tranquillizzare no, perché non possiamo tranquillizzare, perché sarebbe un errore dire no, non accade niente e poi accade il patatrac. Allora, cosa dice il professore nei suoi testi? È impossibile fare previsioni. Così come è impossibile determinare all'interno di uno sciame se l'evento più forte si è verificato o deve verificarsi. Attenzione, non vogliamo fare un procurato allarme, però vogliamo far capire, insomma, alla gente, io farò da tramite perché non è il mio campo e non ci capisco molto, che la prima cosa è la prevenzione. Che cosa è accaduto? Il professore non si è fermato qui, è andato insieme a un ingegnere giapponese e ha visitato tante località, hanno visitato. Che cosa avete notato? Quali sono i risultati?
Allora, io ho i dati della rete del Molise nel momento in cui è stata dismessa dal 2013, perché poi sono andato via, Certo. proprio a seguito di tutta una serie di circostanze che si erano verificate, dopo la mia testimonianza per conto della Procura nel processo contro la Commissione Grandi Rischi, perché io ero presente quel giorno e quindi ho avuto delle cose da dire che sono state sentite dalla Procura contro gli imputati, come testimone oculare sono stato sentito, non come esperto, perché gli esperti poi di parte c'erano diciamo, in ambe le fazioni, in tutte e due le fazioni. E, questi dati del Molise che io avevo li ho portati all'attenzione di un docente, un ingegnere giapponese, che è una delle massime eminenze a livello internazionale, presidente di un consorzio per la mitigazione del rischio sismico, un ingegnere sismico all'Università di Kanazawa, professor Miyajima, e lui è stato interessato all'approccio che questi dati, con cui insomma, questi dati erano stati raccolti e con cui insomma, si proponevano dal punto di vista ecco, scientifico. E subito dopo il mio ritorno in patria, il professore è voluto venire qui in Abruzzo, è stato ospite mio e del professor De Gasperis dell'Università dell'Aquila con cui io collaboro e ha voluto visitare la zona di Amatrice e ha voluto visitare anche la zona di Norcia, questo prima del terremoto del 30 ottobre, quindi Norcia dopo il terremoto di Amatrice il 24 agosto dell'anno scorso era praticamente intatto. Quindi in questo modo lui ha potuto fare anche una certa differenza sulla tipologia costruttiva che c'era nei due abitati ed è stato molto interessato proprio a vedere queste differenze, a cercare di capire perché un terremoto così forte aveva completamente raso al suolo un centro e completamente, diciamo, salvato, tra virgolette, un altro centro che era stato però ricostruito dopo il terremoto del 1997 in Umbria Marche, quindi dove era stata fatta un'opera di ricostruzione ottimale, anche se dopo i danni ci sono stati anche lì, dopo il terremoto il 6 e 5 dei Monti Sibillini del 30 ottobre. Ma questo ci dovrebbe suggerire quanto una buona ricostruzione possa realmente fare la differenza, anche in termini, soprattutto in termini di vite Certamente. umane, cioè Amatrice 299 morti, Norcia 0. Di questo penso che sia un aspetto molto importante. Questo succede nel momento in cui c'è sinergia tra gli addetti ai lavori e la popolazione, attraverso gli amministratori che, diciamo, amministrano appunto localmente una determinata Anche area. attraverso il governo, lo Stato, perché noi vediamo per esempio che ci sono state delle ricostruzioni, ci sono state tante cose, si parlava del 60%, dell'80% di sicurezza, ma si deve arrivare al 100% perché altrimenti qui c'è la differenza, perché il cittadino cosa pensa? Perché lo Stato? Perché il governo dà i fondi per ricostruire al 60, all'80, non al 100, poi lo dà al 100, eccetera. Che ne pensa di questa cosa, professore? Che è una cosa un po' più, diciamo, politica, non tecnica, Diciamo che chiaramente, un pensiero. sì, non è proprio il mio ambito, però Certamente. ecco, secondo me sarebbe interessante in qualche modo sensibilizzare anche l'opinione pubblica su questo tipo di aspetto. Per quale motivo? Perché quello che manca a noi è la cultura per la prevenzione, cioè a noi intendo come popolo, come gente comune, non come addetto ai lavori, non come amministratori. Quindi questo tipo di aspetto manca del tutto, cioè noi abbiamo ancora l'idea, nel momento in cui dobbiamo costruire per esempio una casa ex novo, diciamo all'ingegnere per esempio mettici meno ferro, mettici una stanza in più perché Per ci devo cercare di mettere la risparmiare, conserva di certo. pomodoro ed è una cosa assurda. Quindi è vero che lo Stato contribuisce parzialmente, però dovrebbe essere interesse primario di chi è poi andato ad abitare in una casa ad adottare tutte quelle sicurezze che gli permettono perlomeno di avere salva la vita per sé e per i propri cari. Primo step, ci fermiamo un attimino e poi torniamo insieme a voi.